Buonasera, ben trovati a questo appuntamento con Focus TG. Oggi ci è mancato veramente poco che l'esplosione di un furgoncino adibito alla vendita di panini in un piazzale del centro commerciale a Marghera non abbia causato una strage. È andata relativamente bene perché ci sono stati feriti, ma episodi analoghi in altre città avevano causato drammi ben più gravi. Un'esplosione improvvisa, violenta, terribile, oltretutto avvenuta proprio attorno all'ora di pranzo, quando il furgoncino che vendeva panini sul piazzale di un centro commerciale di Marghera era in piena attività. Sul piazzale rimangono solo le carcasse del furgone e di una moto. Quattro persone sono ricoverate in ospedale. C'erano degli avventori e sono state coinvolte quattro persone che adesso sono tutte all'ospedale. Il titolare e la compagna, un avventore da quel che ho capito che stava pagando, e poi una ragazza che in questo momento non so il suo ruolo. E due, da quel che ne so io, però te lo ripetere, io ho operato qui sul posto, sono medie, una un po' più grave. Questo significato sarà da verificare poi all'ospedale dai medici. Le due ferite più gravi sono due donne sui 40 anni che al momento dell'esplosione erano sedute davanti al furgoncino a consumare l'ordinazione. Ricoverate a Mestre, saranno presto trasferiti ai centri ustionati di Padova o Verona. Le loro condizioni sono serie, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Ferito, come detto, anche il titolare ed una quarta persona in maniera più lieve, sbalzata dall'onda d'urto dell'esplosione. C'è una bombola esplosa, quindi è stata quella che ha fatto la deflagrazione e l'abbiamo trovata a una cinquantina di metri. Però adesso insomma il meccanismo da dove è partito e l'evolversi, faremo delle valutazioni graduali in base anche a quello che troviamo sotto. Adesso da vedere il tubo, il cavo, come hanno riempite, tutta una serie di fattori tecnici che in questo momento è solo da mettere in sicurezza. Ribadiamo, anche se può sembrare una banalità, è andata veramente bene in questo caso. Parliamo invece della tragedia di Cison di Valmarino. Mio figlio era disponibile con tutti, parla il papà di Alessandro Sartor, ucciso giovedì notte mentre cercava di sedare una rissa. Era un figlio che era... non tuo figlio, che non poteva dire niente. Quando avevo bisogno, non c'è disposizione, e soprattutto con gli amici, perché questo è un suo amico che penso che può considerarlo come un fratello, perché era sempre con lui, aveva bisogno sempre con lui. C'era tempo, veniva a dare una mano a me, se no lui era sempre con tutti. Non ci sono parole, ma solo lacrime e disperazione. Alessandro Sartor, amato da tutti e sempre disponibile, ora non c'è più. Il papà parla di quel figlio che tutti avrebbero voluto avere, pronto ad aiutare il prossimo. Impegnato nel volontariato, lavorava e aiutava la famiglia. Era stato lui, assieme agli amici, a sistemare il bar e le strade per il tanto atteso Giro d'Italia. Adesso stanno preparando per passaggio Giro d'Italia. Festeggiamo oggi, per domani, aveva la sua maglietta su rosa, aveva partecipato, aveva, oltretutto col saluto stamattina, aveva preparato tutte le biciclette in legno, l'ha compensato, che ha messo su per dove, non so se sono ancora esporte, è stato bene, le aveva preparate lui quelle. Era uno proprio solare, diciamo che per lui. Una persona amata da tutti, se lo descrivono così. Non aveva nemici, non aveva. Era amata da tutti e stimata. Ma soprattutto Alessandro era una persona tranquilla, mai un litigio con nessuno. Non è mai venuto a casa con un livido perché avesse baruffato qualcuno, mai niente, basta. E volevo che le cose fossero sempre fatte, regolate, non faccio tanto per fare. Io volevo le cose finite, che tutto regolate, come ho fatto con me, tutto quanto, anche io volevo le cose giuste. La mamma Maria Teresa non ce la fa a parlare, troppo dolore. Papà Giorgio vuole far sapere quanto il figlio era amato e lo dice con due parole. Lui era di tutti. La tragedia di una famiglia, intanto dal carcere, due fratelli al momento individuati continuano a professarsi innocenti.
Alberto e Francesco Stella, da ieri sottoposti a fermo di indiziati di delitto con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale per la morte avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì di Alessandro Sartor, operaio di 46 anni di Cison di Valmarino, all'esterno della locanda al Baccaro di Tovena, gridano la loro innocenza e rigettano ogni accusa. Agli inquirenti, che li hanno ascoltati tutta giovedì notte fino al pomeriggio di ieri, avrebbero riferito di non aver picchiato Sartor, ma di essergli passati accanto, poi l'uomo sarebbe caduto a terra. I ragazzi, stando sempre a quanto emerso, non avrebbero capito che le condizioni dell'operaio erano così gravi e di aver saputo della sua morte solo più tardi. Non solo, ma i familiari avrebbero riferito di essersi allontanati da una delle risse che erano scoppiate per motivi non ancora chiari all'esterno del locale. Sull'auto di uno dei fratelli, i segni che sarebbero stati lasciati dai pugni sferrati sulla carrozzeria da alcuni presenti. Questa sarebbe la loro versione, che dovrà essere accertata dagli investigatori. Il sindaco di Farra di Soligo, dove abita la famiglia Stella, ha detto che l'intera comunità è sotto shock. È una famiglia rispettabilissima, come tutte le famiglie di Farra di Soligo. Quello che ha colpito la famiglia in questa... Insomma, è una tragedia veramente che ci lascia increduli, e mi stringo ovviamente attorno ai familiari del ragazzo che purtroppo è morto. Ora attendiamo di capire cosa sia accaduto, dice il sindaco. È una famiglia anche questa distrutta e siamo tutti in attesa di capire quanto è successo. Chi ha sbagliato deve pagare, aggiunge il primo cittadino. Cioè, il fatto viene accertato che... I due ragazzi sono i due colpevoli, assolutamente, perché non è assolutamente concepibile una cosa del genere, deve essere fatta assolutamente giustizia. Vi ricorderete che da qua a Petrarca uno scuolabus uscì di strada, il autista era ubriaco, da allora i controlli si fanno più serrati in termini di prevenzione ecco cosa è accaduto oggi nel Padovano. Tutto pronto per la gita di primavera, nel primo vero giorno di sole dopo un mese di piogge e freddo. Bambini con gli zainetti in spalla, mamme che salutano e maestre pronte ad affrontare una giornata campale. Poi arriva la polizia stradale e la faccenda cambia di colpo. È accaduto stamani davanti a una scuola elementare di Ponte Longo, dove una pattuglia della stradale di Padova ha effettuato un controllo a sorpresa su un bus pronto a partire per una gita nel delta del Po. E i controlli hanno dato un esito che nessuno si aspettava. Il mezzo aveva infatti uno pneumatico lesionato, mentre all'interno non c'era l'estintore, che invece è previsto per legge. Inoltre, il conducente è risultato essere non in regola con i tempi di riposo e guida, che sono regolamentati molto rigidamente per evitare situazioni pericolose. Per il guidatore è scattata una multa e il bus è stato bloccato dalla poistrada. Gita rimandata quindi? Per fortuna no, perché sul posto è stato fatto arrivare un autobus in regola e la comitiva è partita subito per il delta. Ma questo dimostra che i controlli in corso da parte della stradale sono molto utili per evitare guai e sorprese. Inutile ricordare che solo pochi giorni fa uno scuolabus con molti bambini a bordo si è ribaltato ad Arquà Petrarca e il conducente è fuggito lasciando corriera e scolari feriti nel bel mezzo di una strada. L'uomo è stato poi acciuffato dai carabinieri ed è risultato essere non in regola con la normativa sull'assunzione di bevande alcoliche, per non parlare dei suoi precedenti. Insomma, la cautela in questi casi non è mai troppa. Dopo una breve pausa parliamo della superstrada pedemontana.